Shibsky, il podcast su mappe e territori sistemici di Massimo Giuliani. Da quando conosco Massimo Schinco mi sono un po' abituato agli abbinamenti imprevedibili, alle connessioni che non ti aspetti. Tanto che il titolo di questo quarto episodio di Korsivsky è Il lockdown, Bach, la psicoterapia e il futuro. Cosa c'entrano il lockdown, Bach, la psicoterapia e il futuro nella stessa frase? Beh, il lockdown intanto c'entra perché quel periodo lì è stato il periodo in cui Massimo Schinco ha utilizzato quei lunghi tempi, spesso liberi da occupazioni o comunque da spostamenti, per una cosa che ci dirà. Ce lo dirà in una conversazione che si è svolta ormai da un po' di settimane, in un momento in cui il lockdown era una realtà dalla quale ci sentivamo appena usciti. Mentre adesso ne riparliamo come un'eventualità che probabilmente si trova anche davanti a noi, ma questo è un altro discorso. E poi che cosa c'entrano Bach e la psicoterapia? Probabilmente si chiarirà dalla conversazione che ascolterete. E infine il futuro. Perché il futuro? Beh, il futuro c'entra sempre. Diciamo che nel ragionare sistemico non esiste un ragionamento, un processo di ipotizzazione, uno sforzo di connessione che non abbia una visione futura, che non abbia come prospettiva quella di un cambiamento, quella di un apporto, di una differenza e quindi di qualche cosa che cercheremo di produrre nel futuro. Massimo Schinco è di Cuneo, è psicoterapeuta, è didatta di psicoterapia ed è violinista in una orchestra sinfonica amatoriale. Precisamente l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Cuneo. E Massimo Schinco è il nostro disegnatore di mappe di questo quarto episodio. Abbiamo chiesto a Massimo di accompagnarci in un percorso che un po' conosce perché lo pratica da tanti anni, che è quello che connette la psicoterapia all'arte. Johann Sebastian Bach a Gianfranco Cecchin, uno dei suoi maestri, se permettete anche dei miei. Insomma, che cosa connette i processi di cambiamento ai processi creativi? Massimo, allora, comincia un po' a introdurci in questa questione. La psicoterapia e l'arte, e in particolare la psicoterapia e Johann Sebastian Bach e la sua musica. Vorrei partire ricordando questo tempo inedito, strano, a volte è per qualcuno anche veramente tragico, veramente doloroso, che abbiamo vissuto questa primavera, quando c'è stato l'evento del lockdown che non ci aspettavamo. Come dicevo, non l'abbiamo vissuto tutti nello stesso modo, perché questo dipendeva dalle circostanze, dalle condizioni di salute proprio dei propri cari, da mille cose, però tutti in qualche modo siamo stati accomunati dal dover fare una fermata, ecco, che ci piacesse o no, c'è stata una grande fermata, una grande fermata, una grande frenata, che non avremmo trovato il coraggio di fare se non ci fosse stata imposta dalle circostanze. E come sempre nei momenti difficili ci sono anche momenti belli. Questo vale anche per le circostanze più estreme. Anche nei momenti difficili ci sono momenti belli o momenti felici o momenti sereni, ma per quanto riguarda me, che come accennavo per le circostanze ho avuto modo di non passare troppo male quel periodo, a parte la preoccupazione, l'angoscia per chi non stava bene, per chi aveva delle perdite, e ho voluto dire avere
molto più tempo a disposizione, se non altro perché non passavo tutti i giorni o quasi ore sui treni, molto più tempo a disposizione e io l'ho dedicato alla mia passione, mi sono rimesso a studiare Bach. Bach è sempre difficile, io sono un modestissimo musicista amatoriale, quindi con tutta una serie di lacune, di difetti, tutto quello che si vuole, ma avevo il tempo di affrontarlo, avevo il tempo di dedicarmici, di dedicarmi all'ascolto di me stesso mentre affrontavo queste partiture difficili. C'è una cosa da considerare, ecco, per suonare bene Bach bisogna fare bene tutte le note, bisogna farle tutte bene, ce n'è tante, bisogna farle tutte bene, perché se no il tessuto generale, il disegno generale non emerge, emerge molto lentamente a seconda delle capacità che ognuno ha di tirarlo fuori, ma bisogna curare bene tutti i piccoli dettagli. E questo richiede maestria, padronanza dello strumento, eccetera, eccetera, richiede tanto studio. E mentre facevo questo, la memoria è tornata nel passato perché mi sono ricordato di un episodio su cui avevo anche scritto, ricordando Gianfranco Cecchin, che tutti abbiamo amato molto e che ci ha insegnato tanto. Quando io venivo a fare lezione insieme a lui, spesso e volentieri rubavamo un po' di tempo, ci riservavamo un po' di tempo prima negli intervalli per ascoltare insieme un po' di musica e commentarla. Lui era un appassionato, un intenditore, suonava anche il pianoforte. E ricordo di una mattina che avevo appunto portato le trio sonate di Bach per organo. E a un certo punto lui chiuse gli occhi e si mise con le mani a imitare il movimento delle dita sulla tastiera e diceva: perfette, tutte queste note devono essere perfette. Questa naturalmente è un'affermazione stimolante per chi ha conosciuto il suo lavoro, il suo approccio alle cose, perché sappiamo, che in esso è stata messa sotto critica e sotto attenzione clinica l'idea stessa della perfezione, no? C'è stato il famoso libro sulle idee perfette. Ma ci apre anche delle possibilità di riflessione, no? Che cosa vuol dire tutte queste note devono essere perfette? Devono essere perfette. Cecchin aveva assolutamente ragione, perché se non sono suonate, se non perfettamente, perlomeno bene o molto bene, non emergono le relazioni che ci sono tra queste note. E se non emergono le relazioni, o le relazioni che emergono non sono quelle che l'autore cercava, non si apre la via d'accesso alla musica, no? Quindi iniziamo un po' a connetterci anche al tema generale di queste conversazioni, eh? La mappa non è il territorio. In un certo senso, la chiarezza con cui queste note sono state scritte e devono essere eseguite è un aspetto, qualificante della mappa. Quella partitura è una mappa. È una mappa. E la mappa deve essere fatta bene. Cosa vuol dire che la mappa deve essere fatta bene? Naturalmente non lo pensiamo nei termini di ciò che nel tempo ci siamo abituati a chiamare realismo ingenuo. Cioè non è che se la mappa è fatta bene, allora riproduce alla perfezione il territorio. Non è così. La mappa è fatta bene nel senso che ci dà la possibilità di muoverci correttamente in quel territorio, di avere una buona relazione con quel territorio, il che implica ovviamente conoscerne delle caratteristiche,
implica un rispetto della alterità anche di quel territorio. Alterità vuol dire che è altro da noi, vuol dire che la mappa non serve a inventarci tutto quanto, come a volte forse si è un po' ingenuamente creduto. Anche perché sappiamo bene che mentre noi redigiamo la nostra mappa, facendo tutta l'attenzione del caso e cercando di farla nel modo migliore possibile, noi modelliamo, contribuiamo a modellare questo territorio. Questo territorio si modifica con la redazione delle nostre mappe. E a volte, infatti, abbiamo la sensazione che si prova, non so se hai presente, a volte quando si va marito e moglie al supermercato e ci si divide i compiti tra le corsie del supermercato. Allora uno si muove di qua, l'altro si muove di là e poi non ci si trova più perché mentre uno va di qua, l'altro va di là, uno sparisce, l'altro sparisce dall'altra. Si ha un po' questa sensazione di spaesamento, no? Ma fare bene le note è il primo passo per redigere una mappa che ci permetta di muoverci in modo rispettoso del territorio, scoprire le meraviglie di questo territorio, ma ancora di più, io direi, siamo come dei cacciatori di tesori, nel senso che muoverci correttamente permette poi al territorio di farci dei grandi regali. Se noi troviamo un tesoro sul territorio che stiamo esplorando, poi questo tesoro lo possiamo utilizzare. Magari se la mappa è fatta bene, non solo ci consente di trovare dei tesori, ma ci consente anche di non cascare in qualche trappola, di non cadere giù in qualche rupe, in qualche abisso e farci male o peggio. E come dicevo prima, ci permette anche di rispettarlo il territorio, di non violentarlo. E questi sono i pensieri che mi venivano in mente mentre avevo il tempo di dedicarmi alla musica di Bach e ai tesori che pian piano mi regalava, no? Pur nelle mie limitate capacità, me ne ha regalati tanti e continuo a farlo. E ho pensato che questo naturalmente avesse un'attinenza anche con la professione che svolgiamo e con la disciplina della psicoterapia che pratichiamo. Massimo, è molto affascinante tutto questo, ci stai aiutando a stabilire delle connessioni tra un campo e l'altro, tra la musica e la cura. Ma torniamo un attimo a monte, come nasce tutto questo? Cioè, com'è che ci viene in mente, o in particolare com'è che è venuto in mente a te, di stabilire una connessione tra queste due cornici? Ma ti ringrazio per la richiesta di chiarire meglio la relazione tra questi due mondi, no? Noi ci abituiamo a viverla e a sentirla come un qualcosa quasi di autoevidente, a furia di avere familiarità con una sensibilità, un modo di ragionare che possiamo chiamare anche transdisciplinare, se lo vogliamo chiamare così. Vorremmo anche dargli altri nomi, ma però hai ragione, non è detto che sia così evidente. Cosa possiamo dire? Io credo che un primo tramite per comprendere questa relazione possa essere legato su un piano concettuale all'idea stessa della conoscenza. Tu sai che un autore che mi è molto caro è Henri Bergson, questo grandissimo filosofo francese, sosteneva: noi possiamo conoscere e comprendere solo ciò che siamo in grado, almeno in qualche misura, di reinventare. Quindi ogni forma di conoscenza comprende un apporto creativo da parte nostra. Questo non è una condizione limitante, secondo Bergson. Questa è una condizione rispettosa della natura stessa del reale. Lui ha una idea fortemente creativa della realtà. La realtà non è qualcosa di fermo e di fatto una volta per tutte. È qualche cosa che si reinventa e si rinnova di continuo. La cosa che mi stupisce sempre è scoprire che questo autore, no, la cui matrice del pensiero è un pensiero ebraico con forti radici nella mistica ebraica, no?
Le conclusioni di questo autore somigliano molto anche a temi e sensibilità che troviamo tra i nativi americani o che troviamo nelle culture tradizionali dell'America del Sud. Ecco, quindi questo mi affascina. Beh, il reale ha sempre questa portata di novità, di reinvenzione, questa tensione tra ciò che è stato fatto e ciò che costantemente si rifà e si rinnova e si reinventa. Io credo che chiunque abbia esperienza della musica in questo si ritrova a livello intuitivo perlomeno immediatamente. E lo stesso capita se facciamo esperienza del processo terapeutico e la possiamo fare come pazienti e come terapeuti. Continuamente esiste una tensione tra quello che è stato fatto, ciò che è successo una volta per tutte, che non modifichiamo più se vogliamo. Il passato delle persone e il presente che continuamente si modifica e l'apporto che sia il paziente che il terapeuta possono dare nel prendere questo materiale, nel farsi portare, nel farsi trasportare dalle potenzialità di rinnovamento che esso in qualche modo contiene. La difficoltà è andare a scoprire il tesoro, andare a scoprirlo, questo potenziale, a volte in situazioni che sembrano prive di ogni potenziale di cambiamento e di reinvenzione, dove è veramente una sfida per la mente, per i sentimenti, per le convinzioni del terapeuta, riuscire a continuare a credere che c'è questo potenziale di cambiamento. E c'è. C'è, no? A volte la nostra sembra un po' una fede cieca, ma poi ci sono degli sprazzi di luce anche e scopriamo che questo potenziale c'è. In questo momento ho fatto una connessione attraverso il vissuto, un po' in modo fenomenologico, tra il discorso di un filosofo e l'esperienza dei clinici e direi che possiamo passare per altri tipi di considerazioni. Se prendiamo, per esempio, le riflessioni fatte da studiosi che sono stati clinici e ricercatori al tempo stesso, voglio qui citare Ernest Hartmann, che tu anche hai conosciuto, e penso anche ad altri. Loro ci fanno pensare che continuamente il lavoro creativo dell'essere umano è un lavoro di traduzione. Questo lo facciamo in musica, traduciamo con un linguaggio che alle sue proprietà, non è riconducibile in modo pedestre, non saprei come dire, a qualche altro tipo di linguaggio. Non si spiega la musica, no, non si dice questo vuol dire quello e cose di questo tipo qua. Anche quando Antonio Vivaldi suona, cioè compone, che ne so, la primavera, non vuol dire che quelle note vogliono dire che piove o quelle note, quella è la superficie, quello è. Da una parte è un pretesto e dall'altra è un magnifico gioco in cui attraverso la comparazione, il mettere a fianco diversi tipi di traduzione, si evoca un mondo che è continuamente generativo. Tant'è che da secoli continuiamo a eseguire queste musiche e se sono fatte bene sono sempre nuove, per cui ci accorgiamo che questa mappa che dobbiamo rispettare, che dobbiamo seguire nel modo migliore possibile, è veramente una mappa per l'accesso a un territorio che è sempre nuovo. Massimo, te lo domando immaginandomi già un po' la risposta, ma è necessario. Quello che stai dicendo, per esempio, a proposito della irriducibilità di un linguaggio all'altro, immagino che abbia anche a che fare col linguaggio metaforico. Direi che ha a che fare in modo pieno col linguaggio metaforico. Questo è un territorio su cui ci troviamo di sicuro, nel senso che anche perché l'abbiamo condiviso in molte parti del nostro percorso, qui stiamo valorizzando, la natura metaforica della conoscenza. Non ci stancheremo mai, ognuno negli ambiti in cui opera, in ciò che scrive o ciò che insegna. Non ci stancheremo mai di ricordare che la metafora non è riducibile a uno strumento, a un attrezzo, a un artificio. La metafora non solo ci riconduce alle radici stesse della conoscenza umana,
ma ci pone anche delle questioni di tipo ontologico. Bateson stesso aveva toccato questo tipo di problematica, ecco, ci si era soffermato. Poi naturalmente è una problematica talmente ampia, estesa e difficile che richiede tanto studio, tanta applicazione, richiede qualche cosa che ho avuto la sensazione che ci mette in difficoltà. Almeno a me ha fatto questo effetto a volte, poi io ho deciso che invece dovevo accettarla, questa cosa qua. Richiede pazienza. Richiede pazienza. Molti di noi, penso a quelli della mia generazione o lì vicino, io sono del 56, quindi ho quelli della mia età, quelli un po' prima, quelli un po' dopo, no? Abbiamo anche vissuto un tempo in cui, come dal nulla, dall'orizzonte, venivano fuori dei cambiamenti che ci meravigliavano, che suscitavano stupore, che ci entusiasmavano e ci sembrava di poter bruciare le tappe molto in fretta su tutta una serie di questioni. E questo fa parte dei, secondo me, dell'alternarsi delle fasi della vita, della storia stessa, no? Adesso siamo in un altro momento, in un momento in cui di tutto quello che è stato detto, tutto quello che è stato fatto, bisogna far tesoro con un accurato pensiero critico, bisogna lavorare con pazienza, bisogna cercare là dove necessita di esplorare fondamenti nuovi, senza andare a fare pasticci, senza approssimazioni indebite. E sai qual è la preoccupazione più grande che ho in tutto questo? Preoccupazione non in senso negativo, però è come qualcosa di cui sento che mi devo prendere cura e che vorrei trasmettere questo ai colleghi più giovani, agli allievi, alle persone che abbiamo in supervisione, ma moltissimo soprattutto agli studenti e agli allievi, no? Noi in un certo senso siamo stati facilitati, dico noi quelli di questa della generazione che citavo, no? Sono uscite queste cose straordinarie e che dovevamo fare? Ci siamo buttati a capofitto. Abbiamo sguazzato come dei pesci in queste acque, facendo nuotate meravigliose, a volte litigando ferocemente, a volte poi facendo la pace, poi insomma, tutto questo molto entusiasmante, no? Adesso è un momento in cui bisogna lavorare con pazienza e accuratezza. Quindi, per esempio, nell'insegnamento io mi soffermo molto sul cercare di trasmettere in modo rispettoso e fedele e anche critico, ma con una critica, come si può dire, non viscerale, una critica piena di riflessione, anche i fondamenti, i padri storici delle nostre discipline. Abbiamo debiti verso ognuno di loro, dobbiamo capire bene che cosa hanno fatto, fin dove sono arrivati, dove si sono fermati, che cosa tocca fare a noi. Cioè, anche questo fa parte del suonare bene tutte le note. Sai come dicono gli insegnanti di musica, no? Quella frase che terrorizza tutti quanti. Quando il ragazzino va a scuola, ma bisogna impostarlo bene. Mamma mia, questa storia dell'impostazione. D'accordo. Poi per quelli come noi, che invece, almeno io parlo per me, no? Musicisti amatoriali di recupero, pieni di errori di impostazione, un vero incubo, no? Però questa cosa è importante, no? Bisogna farlo bene perché c'è un grande lavoro, secondo me, per quelli che adesso sono nostri allievi e nostri studenti. Avranno da fare delle cose molto importanti, però
Dobbiamo riuscire ad appassionarli su questo lavoro che richiede anche tanta pazienza. Massimo, a proposito di questo parallelo tra Gianfranco Cecchina e Johann Sebastian Bach, io ho perso nel tempo l'origine di questa storiella, diciamo, ma come dire, c'è un modo di dire, no, nell'ambito dei terapeuti sistemici, e cioè che in qualche maniera Luigi Boscolo assomigli a Verdi, mentre Gianfranco Cecchin sia più Mozart. Io, tu lo sai, ho sempre pensato che in realtà, come dire, mi sembrano più simili a Dizzy Gillespie e Charlie Parker, non soltanto per ragioni di somiglianza fisica e di corporatura, ma anche perché Gillespie e Parker almeno sono stati amici, mentre dubito che Verdi e Mozart abbiano avuto per ovvie ragioni la pur minima possibilità di incontrarsi nella vita. Ma guarda, questi paragoni, nella misura in cui li facciamo per gioco, sono divertenti. No? Ma io quando avevo scritto questo ricordo di Gianfranco Cecchin l'avevo paragonato a Bach, no? Che è stato un paragone che non veniva immediato, era un po' controintuitivo, no? Viene subito più da paragonarlo a Mozart per certi aspetti, no? Invece l'avevo paragonato a Bach, un po' perché al di là delle apparenze in entrambi c'era questa attenzione per fare le note giuste. Nel caso di Cechin le note erano parole, erano elementi di comunicazione non verbale. E non bisognava farsi ingannare così da questa sua apparente disinvoltura un po' spensierata, lui metteva le note giuste al posto giusto con una grande attenzione. E poi l'avevo paragonato a Bach perché entrambi avevano un rapporto interessante con la dimensione dell'eccesso, cioè Bach faceva una grande fatica a contenere tutta la sua vena creativa. E lui è riuscito a farlo facendo una cosa diversa da quella che ha fatto Cecchin. Bach è stato molto bravo nel lavoro di codifica della sua produzione. Aveva in comune, se vogliamo, con Cecchin la tensione per ciò che era irrisolto, incompiuto. Bach pubblicava a stampa le sue cose molto tardi, molto in ritardo, perché trovava continuamente qualcosa da cambiare, no? Non era mai finito. Però Bach ha costruito un sistema di codifica e di teoria della musica che ci influenza tutti ancora adesso. E sappiamo che invece questo Cecchin non l'ha fatto, no? È una cosa che ha in comune con altri autori importanti, tipo Milton Erickson, eh? Quindi questa è una importante differenza. Sto pensando al paragone di Luigi Boscolo con Giuseppe Verdi. C'è qualcosa di evocativo che mi stimola. Sai, c'è un aspetto che mi stimola di questo paragone in particolare. No? A un certo punto della sua carriera, Verdi appunto è diventato Verdi sotto molti aspetti, come tipo di musica che produceva, la sua figura è stata riconosciuta, eccetera, 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 no? E poi in tarda età, ha riveduto il suo modo di scrivere musica e di comporre, no? Le sue due ultime opere, Otello e Falstaff in modo particolare, sono meno verdiane, come se si sentisse più libero anche di parodiarsi per certi aspetti, e questo mi ricorda qualcosa del Boscolo degli ultimi tempi, no? Qualcosa che ricordo naturalmente con grande affetto e nostalgia, perché anche lui aveva cambiato modo di comportarsi in seduta, no? E ci sono tesori lì dentro che meritano di essere studiati e dissepolti. Ma io direi in generale, no, che in fondo troviamo un terreno abbastanza agevole ogni volta che vogliamo in qualche modo stabilire dei paralleli tra questi grandi artisti creativi e i grandi della professione terapeutica, perché condividiamo lo stesso tipo di linguaggio.
Tu lo sai perché te l'avevo raccontato, ma quando io decisi cosa volevo fare da grande, questo avvenne in modo chiaro e definito nell'estate in cui compivo 18 anni, decisi appunto che volevo fare lo psicologo, lo psicoterapeuta. A un certo punto c'avevo le idee chiare, però dissi, chiediamo ancora un parere a qualcuno di qualificato, perché non si sa mai. E io avevo in quel momento a disposizione una persona molto autorevole e molto qualificata, a cui dissi, io ho pensato, no, che dopo quest'ultimo anno di liceo vorrei fare questo, questo e questo per fare nella vita questo tipo di lavoro. E lui mi diede una risposta concisa ed esauriente. Mi disse, ma guarda, conoscendoti mi sembra una buona scelta, ricordati però sempre di una cosa, il percorso che tu intendi intraprendere ha molto più a che vedere col pensiero artistico che col pensiero scientifico. Se tu tieni sempre questo presente, potrai fare un buon percorso. Io sentii questo, sono a cavallo, perché sono quello che volevo sentire. Ma questo naturalmente non è per sminuire in qualche modo il pensiero scientifico, è solo per onestà. Intanto perché anche il pensiero scientifico stesso, se inquadrato con apertura di mente e di cuore, può avere ampie valenze artistiche. No, non sono due pensieri contrapposti, però c'è una questione di cornice, di sensibilità, di funzionamento della mente. E io sono convinto che con tutti i pro e i contro di questo, nell'esercizio della nostra disciplina, noi somigliamo più a degli artisti. Il che ci crea tante difficoltà, perché gli artisti sappiamo come. Abbiamo tutti ragione, ci offendiamo facilmente, siamo, come che diceva Puccini se stesso, sensi. Linfoide cardiaco, nevropatico, insomma, siamo Hartmann in modo più educato direbbe, ci abbiamo i confini sottili. A volte, per poter far crescere la comunità scientifica, dovremmo avere confini un pochettino meno vulnerabili. E così come nella produzione artistica si fanno cose abbastanza belle, ogni tanto si fa anche qualche capolavoro, no? Si produce anche tanta roba che sarebbe meglio non averla ascoltata. E quindi siamo esposti a molti rischi per questa cosa. E la preoccupazione sul piano etico, naturalmente, è quella di non esporre indebitamente i nostri pazienti, i nostri utenti a dei rischi che finché appartengono a noi va bene, ce li siamo scelti. Korzybski, il podcast su mappe e territori sistemici di Massimo Giuliani. Grazie Massimo Schinco anche per questa conclusione, perché mi sembra che chiarisca nel modo migliore che un approccio del genere alla cura non è per nulla un approccio deresponsabilizzante, nel senso che mantenere una posizione scettica rispetto a uno status, come posso dire, totalmente scientifico di quello che facciamo non significa abbandonare la responsabilità di fare cose bene e secondo un certo criterio. Queste parole mettono fine al quarto episodio di Korzybski, Mappe e Territori Sistemici, che è il mio podcast. Io sono Massimo Giuliani, mi trovate su massimogiuliani.it, mi trovate nel blog che sta dentro quel sito, mi trovate in un altro po' di posti, compresa la mia pagina professionale di Facebook, Massimo Giuliani Psicologia della Relazione, su Facebook. E anche per questo quarto episodio è tutto, un ringraziamento speciale a Massimo Schinco, che è stato il nostro disegnatore di mappe di oggi, e ci sentiamo quanto prima senza una periodicità stabilita, insomma un po' come vengono le cose, per il quinto episodio che è già in preparazione e sarà una cosa che apprezzerete. Grazie a voi tutti, arrivederci.